il luglio sassetano si estendono anche ad agosto. Abbiamo in un certo modo siamo riusciti a recuperare qualche serata di quelle che abbiamo dovuto perdere l'anno scorso. Quest'anno abbiamo già avuto quattro presentazioni, questa è la quinta se non sbaglio. E stasera in un certo modo abbiamo anche l'occasione di fare quello che definirei un revival, un ritorno alle origini. Stasera il libro è edito, non scritto, da Gordiano Lupi, dal Foglio Letterario. E Gordiano Lupi è un nostro carissimo amico, è uno di quelli che ha tenuto a battesimo in un certo senso le attività del circolo, il premio letterario Emilio Agostini, è stato uno dei primi premiati e penso anche che il premio Agostini sia stato uno dei primi riconoscimenti, uno dei primi, delle prime soddisfazioni avute anche dall'amico Gordiano. Il nostro sindaco si scusa, sarà qui a momenti, ma lui essendo medico stasera è nell'ambulatorio e arriverà appena possibile, appena riesce a liberarsi. Stasera andiamo a presentare il libro di Paolo Ceccarelli, Sempre Avanti, edito come dicevo da Gordiano Lupi. Di questo libro certamente ve ne parleranno meglio l'autore stesso che è qui con noi, l'amico Gordiano Lupi, editore, e Gianfranco Benedettini, che è un'altra colonna, sicuramente, anzi è la colonna di queste nostre serate. Gianfranco Benedettini è uno dei soci fondatori del Circolo Agostini, è uno dei più importanti ricercatori storici, divulgatori della Val di Cornia, voglio dire se non dell'intera provincia o della Toscana. Abbiamo moltissimo piacere e ringraziamo Gianfranco della sua presenza. E a questo punto passo subito la parola a Gordiano per l'introduzione. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Dico poche parole per non annoiare perché deve parlare soprattutto l'autore che è il protagonista della serata. Volevo inquadrarvi l'importanza di aver fatto questo libro, Sempre Avanti, 100 anni di calcio e di acciaio a Piombino, nell'ambito della nostra casa editrice. La nostra è una casa editrice no profit. Che significa? Che non facciamo libri per guadagno o per prendere soldi né dall'autore né da altri né da enti, istituzioni, ma li facciamo per passione e perché vogliamo portare il nostro contributo alla cultura del territorio. La cultura del territorio comporta fare un lavoro di ricerca storica, delle leggende, dei miti, di tutte quelle che è la cultura sparsa nella nostra zona, non solo Piombino ovviamente, Val di Cornia, la provincia di Livorno, la Maremma. Abbiamo in catalogo libri sui modi di dire maremmani, su quelli livornesi, le leggende del Val di Cornia, la storia di Piombino, la storia di Rosignano che uscirà tra poco, scritta da Bagelli, un rosignanese, quindi molti libri storici e culturali che hanno a che fare con il nostro territorio, molti romanzi scritti e ambientati nel territorio, scritti da autori piombinesi del Val di Cornia, di Campiglia, di Venturina. Cerchiamo di valorizzare gli autori della nostra zona. Lo facciamo diciamo anche piuttosto supportati dal favore del pubblico locale, del pubblico piombinese per la maggior parte, ma del Val di Cornia tutto, meno dell'amministrazione comunale, ma quello ci interessa meno perché, anzi forse è proprio quasi una medaglia, perché non facciamo le cose per far piacere ai politici, ma le facciamo per la nostra soddisfazione personale. Quindi il fatto di essere indipendenti e avulsi dai contributi pubblici o dalla considerazione pubblica è quasi una medaglia d'onore per chi scrive e per chi pubblica, perché rappresenta un sintomo di indipendenza totale dal potere, di qualsiasi colore esso sia. Quindi questo mi sembrava giusto dirlo. Ecco, questo libro nasce grazie al fatto che ce n'è stato un altro, 50 anni dell'Azzurro, qui c'è l'autore che poi ve ne parlerà. 50 anni dell'Azzurro è il mio primo libro da lettore, il primo libro che ho comprato quando avevo 11 anni, nel 71, e sono i 50 anni dell'Unione Sportiva Piombino, 21-71. È un libro straordinario che lui ci raccontava come l'ha fatto, ma poi ve lo racconterà meglio di me. A quei tempi non c'erano i computer, si facevano i libri con la composizione Linotype, si correggevano le bozze, si trascrivevano a penna i tabellini dei marcatori, delle formazioni. Quindi era un lavoro immane fare un libro come questo di storia del calcio locale. Se non ci fosse stato questo libro, ovviamente non ci sarebbe stato il nostro, non ci sarebbe stato
e sempre avanti, che è la logica continuazione, perché quest'anno è il 2021 e sono i 100 anni del calcio a Piombino. Io erano 2 anni che cercavo un autore, un giornalista che mi scrivesse un libro sui 100 anni del Piombino, mi sembrava dovuto. L'aveva scritto un bel libro Gualerzi, Giovanni Gualerzi, in quale si chiami, lo possiedo, però è un libro soltanto di tabellini, formazioni, marcatori, reti, bello, un libro per chi è appassionato della squadra della società è bello, questo però ha tutto un altro valore, perché non è soltanto un libro di storia del calcio piombinese, è un libro che racconta la connessione stretta tra la città di Piombino, ma non solo, perché ai tempi della B Piombino rappresentava tutta la zona del Val di Cornia, anche da Venturina. Benedettini ha scritto un racconto straordinario che io ho letto tempo fa su internet, lo trovate anche in rete, dove racconta come la Venturina scappò per andare a Piombino per giocare il Piombino in Serie B con la Roma. Fu una partita straordinaria che viene revocata così bene in quel racconto che veramente commuove, ecco, quando si legge si arriva a un punto che è difficile continuare a leggere perché è scritto veramente bene. Ecco, in questo, sempre avanti, appunto, vi dicevo, rappresenta proprio la connessione stretta tra l'acciaio, la cultura dell'industria, e il tessuto cittadino piombinese e la squadra di calcio. Non è soltanto la storia della squadra, non è soltanto il nudo e crudo racconto di quante reti hanno fatte in un anno e quante ne hanno fatte l'anno dopo e quante volte sono retrocessi, sarebbe stato un libro inutile. Ho trovato un giornalista di Firenze, Paolo Ceccarelli, che era incredibile, cioè me l'ha trovato Stefano Tamburini in realtà, il direttore del Tirreno, che l'aveva letto, aveva fatto un bel articolo su questo libro e mi disse: guarda che c'è una persona che l'ha scritto, un libro sul Piombino che è notevole. E effettivamente è un libro che si legge, e anche se non ve ne importa nulla del calcio e non ve ne importa nulla di Piombino, vi appassiona, perché rappresenta un po' anche quella che è il destino della nostra zona, perché chi è che non ha lavorato alle acciaierie, anche da Sassetta, cioè qualcuno ci sarà sicuramente, da Monteverdi, qui dentro c'è anche un po' la storia delle acciaierie, la fine che hanno fatto, le speranze degli operai, le lotte proletarie, le lotte di chi lottava per il lavoro, c'è la crisi della Magona. E ci troverete un sacco di cose, quando venne la Juventus a Piombino e ci fu questa specie di derby tra questa squadra proletaria e la squadra degli Agnelli, il gol di Bianchi, il 4-1 alla Juventus, una partita epica, ma che fu anticipata dal fatto che i giocatori della Juve andarono a visitare lo stabilimento e ci trovarono dentro i giocatori del Piombino che il pomeriggio avrebbero giocato contro quegli stessi giocatori. C'era Cardinali, il portiere, che era al reparto che lavorava, e poi il pomeriggio era lì che giocava, tra l'altro juventino di ferro, quindi era proprio il derby della sua vita. Quella partita la racconta sempre, ogni tanto mette le foto di quella domenica su Facebook. Bianchi, che era un giocatore straordinario, fece rete alla Juventus e gol a Piloni, il portiere della Juventus, era a lavorare anche lui alla acciaieria. Quindi c'è questa serie di rapporti qua dentro, e la copertina, che è una fotografia trovata all'archivio Magona, che questa è molto bella, in bianco e nero, dove si vede lo stadio Magona, glorioso stadio Magona, con in fondo gli stabilimenti, ecco, la connessione tra il calcio e l'acciaio. E il titolo giusto di questo libro sarebbe stato Calcio e Acciaio, però l'avevo già scritto io, e quindi un se potuto, è il mio romanzo, e ha poco a che fare, la storia di un calciatore che ritorna a casa e che allena la squadra della città. Questo invece non è un romanzo, ma Sempre Avanti ha la sua logica. Sempre Avanti è il nome della società sportiva di ginnastica, e dalla quale poi è nata l'Unione Sportiva Piombino. Il Piombino nasce come Sempre Avanti, maglia bianca, poi il nerazzurro arriva dopo, e questa è un'altra storia che ora vi raccontano loro. Lascio la parola a Gianfranco Benedettini, che è veramente un maestro. Stasera mi sono portato il libro per fargli autografare, perché ci tenevo. Sì, mi permetto. Chiedo scusa a Gianfranco, siccome nel frattempo ci ha raggiunto il nostro sindaco Alessandro Scalzini, stravolgiamo un momento la scaletta, se sentiamo anche il suo saluto. Buonasera a tutti, sono venuto volentieri per 2 motivi. Uno, naturalmente, per portare il saluto dell'amministrazione comunale, perché mi sembra come sempre, e per essere vicino all'associazione Emilio Agostini, che ogni venerdì ci organizza sempre qualcosa di buono. Ma l'altro motivo per cui sono venuto volentieri è che io sono di Piombino e ho seguito la squadra del Piombino per tanti anni, non l'ho seguita proprio da vicino, quindi mi saprei dire la formazione della Serie B,
della promozione, insomma, tutto quello che succedeva con le squadre poi europee, quindi insomma, quindi questa cosa qui mi ha emozionato, perché sono venute volentieri anche per qui. Bene, andiamo avanti e vediamo se ci ricordiamo insieme qualcosa di quegli anni. Grazie. Anche la presenza dei cani. Buonasera a tutti, buonasera al sindaco. Io quando devo venire a Sassetta, per me è sempre un piacere, perché l'ha già ricordato Miglianti, insomma, questo circolo intitolato a questo scrittore, a questo cittadino emerito di Sassetta, e non solo di Sassetta, perché con Valerio, microfono. Questo è un poeta, uno scrittore di livello nazionale. Sembrerebbe quasi impossibile, no? Io, per voi che ormai conoscete il circo, ormai conoscete il nome e conoscete anche la famiglia, acqua che passa. Ma quando io vado un po' a giro e parlo di Emilio Agostini di Sassetta e lo descrivo come poeta e come scrittore, insomma, vedo che c'è interesse, che poi è seguito da domande poi successive. Francamente, io ci sono stato in vacanza, paesino in quel modo, ma è possibile? Se voi conosceste la storia dei fratelli, perché anche i fratelli sono simili a noi. Quando io scrivevo il libro su Sassetta, della storia di Sassetta, mi impattai con questo libro, Il Miele di Sabbio, che io non conoscevo. Era una signora, una maestra, che stava qui vicino. Lessi tutto in un colpo questo libro, andai dal sindaco e gli disse: guarda, io rinuncio alla ricerca che ormai ho completato, perché ti devi ristampare il libro, perché questo è il vero libro di Sassetta, non quello che farò io, che era di tanto genere. E il sindaco mi disse: no, ormai è impossibile, ho fatto la deriva, insomma, le cose che i sindaci devono fare e rispettare. Perché probabilmente non lo conosceva nemmeno lui questo libro. Perché guardate, non vi capiterà senza lui. Però è il vero, la vera storia di Sassetta e direi dei sassetani. Questo secondo me. Allora, il libro di stasera, di Paolo Ciccarelli, è un gran bel libro. Ed è un libro di storia. È un libro di storia, mi ha già detto i parenti, questo è un libro di storia, ma proprio a cominciare da sempre avanti. È una delle associazioni che oggi potrebbe essere l'UISP, o potrebbe essere l'ARCI, o potrebbe essere la Libertas. A Piombino l'amministrazione comunale, unica in tutta la zona, fin dal 1902 era guidata dai socialisti, quindi erano forti nella città, fondarono questa società sportiva che faceva soprattutto ginnastica, poi insomma fece tanti altri. Quando nel 21, alcuni giovanotti di Piombino, insomma, i bei fichi dei piombinesi, pensarono di formare una squadra di calcio, no? Senza maglie, senza scarpe, senza campo. Dissero: la città si sta ingrandendo. Pensate che se si leggono i censimenti, ora mi tocca un po' di più, un po' di là, perché il Gordiano praticamente ha detto quasi tutto.